Con Serse Cosmi facciamo il punto alla vigilia di questa partita, la partita più importante della stagione Ascoli-Entella. Problemi di formazione perché ti mancano 7 giocatori, però nella conferenza stampa hai parlato dei restanti che sono tutti pronti e carichi per questa battaglia. Sì, assolutamente sì, è inutile fermarsi nel dire chi manca, chi ci poteva essere, chi c'è, chi ci sarà. Questa è una partita dove chi mette quella maglia, è la nostra maglia, deve andare caricato, convinto di essere protagonista, convinto di voler soffrire e di saper soffrire. E poi andare a vincere, come ho detto prima, tutti i duelli possibili e immaginabili, perché quella sarà la chiave della partita. Hai dipinto questa partita, dal punto di vista tuo personale, più importante di Udinese-Barcellona. È un'affermazione molto importante. Non più importante, perché è chiaro, quella è una partita che forse ho toccato il vertice, diciamo, della mia carriera. Dicevo, sotto l'aspetto emotivo la sento molto di più. Cioè, veramente sembra che dica una stupidaggine, ma è vero, ma perché, come dicevo prima, su di me si è accentrato tanta di quella responsabilità, che ovviamente me la sono presa volentieri, però adesso la sento, e quindi di conseguenza sento molto più sulle mie spalle. Ecco, questo intendevo dire. Poi il valore di quelle partite, penso che tutti capiscano che sotto l'aspetto generale è imparagonabile, però per quella che è la storia dell'Ascoli sono sicuro di poter far parte anche attraverso questa partita maledetta, che magari nessuno dei tifosi ascolani avrebbe voluto disputare all'inizio del campionato, e quella che magari il 90% degli ascolani avrebbero voluto disputare da gennaio in poi. Mi sento di poter vivere questa situazione come se fosse un passaggio importante nella mia carriera. Mister, a bocce ferme è facile fare tattiche, pretattiche, parlare come che partita sarà. Poi, come ha detto lei prima, la partita si gioca in campo e ci vanno i giocatori. Sì, no, ma noi, a volte gli allenatori parlano, ma non è che dico che non lo sanno tra di loro. Tra il voler creare la situazione e affinché si verifichi, poi c'è un mondo di mezzo, e quindi io vorrei che la squadra fosse aggressiva, vorrei che la squadra avesse soprattutto consapevolezza delle proprie possibilità, ma credo che l'allenatore dell'Entella dica esattamente le stesse cose che dico io. Quindi rimane il fatto molto banale, molto semplice, che vincerà la squadra che avrà più fame, più voglia, pizzico di fortuna, e sarà in grado, ripeto ancora una volta, di vincere più duelli durante la partita. Un'ultima domanda. Quelli intendo anche tecnici, non solo fisici. 10.000 spettatori, gli ascolani hanno risposto alla grande, come al solito, all'appello, una carica in più, mister, 10.000 persone. Ma sì, non... se uno dice che è ininfluente, è stupido e anche ipocrita. Noi sappiamo di avere 10.000 persone che ti soffiano sul collo e ti spingono e ti fanno sentire il loro calore. Questo conta. È inutile che mi dicono, però bisogna avere la capacità di farsi soffiare sul collo queste cose, e quindi di trascinare la gente. E la trascini solo con gli esempi, con la maniera con cui starai in campo, con cui cercherai veramente con tutta la forza di ottenere questo risultato che per Ascoli potrebbe essere, non, sì, il punto d'arrivo di questo dannato campionato. Ma a mio giudizio potrebbe essere veramente un punto di partenza luminoso.